Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube, è abbastanza interessante per iniziare una nuova settimana con speranza e fortuna. Vicino alla porta, dovresti ascoltare una canzone e goderti una tazza di tè. Inoltre, scegliere i tuoi vestiti preferiti non è una cattiva idea. Oggi è lunedì 14 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Sesso e sentimento in aperto conflitto. Il conflitto tra sesso e sentimento c'è e si fa sentire con forza, con Venere e Plutone in segni conflittuali, l'uno opposto all'altro, che incanalano istinto e cuore in direzioni divergenti. In più mettete in conto che la Luna in quadratura vi impigrisce per quasi tutto il giorno, salvo poi ringalluzzirsi in serata, con un trigono di fuoco, acceso dal vostro astro guida Marte, che trascina nel vortice emotivo anche voi. In ogni questione, personale o affettiva, l'aiuto vi viene dalla dialettica, vi giocate l'avversario con brio e diplomazia, facendolo sentire importante, quanto basta perché ceda le armi giungendo al compromesso che vi interessa. Episodi sfortunati che impongono riflessione e una puasa, alcuni progetti potrebbero abortire o non trovare la strada giusta per realizzarsi. La fortuna non è dalla parte vostra e anche l'amore ne risente. Compromissioni di amicizie o incomprensioni. Sappiate che tocca a voi fare il primo passo per ottenere un chiarimento e adeguate risposte da un vostro ex. I nati di mercoledì tra le 12 e le 20 possono sperare in un ritorno di fiamma. Se vi hanno dato un appuntamento importante sappiate che non è che arrivando tardi che vi farete apprezzare, anzi. Non abbiate remore nel tentare di correggere qualche vostro difetto. Oggi Marte potrebbe evidenziare qualche vostro lato negativo con il rischio di far precipitare qualche situazione importante. Mettetevi l'animo in pace e guardate avanti per una questione che non è andata esattamente come desideravate. Avrete ottime occasioni per rifarvi, ma per adesso è andata così. Occasioni speciali oggi dovute a una grande energia che i pianeti vi infondono. Cercate di approfittarne e di cogliere quante più occasioni possibili. Eccellente tempismo. Farai le cose giuste al momento più opportuno. Possibili cambiamenti di piani. Mantieni i tuoi programmi flessibili. Se lasciate che le persone del passato influiscano ancora sulle vostre giornate, allora provate a cambiare da subito alcune cose, prima tra le quali è quella di lasciare andare ogni malinconia e lasciare che l'oblio inghiotta queste persone. Le vostre incertezze potrebbero essere completamente dissolte se solo riusciste a programmare meglio la vostra vita. Oggi cercate di fare il possibile per mettere ordine nella vostra vita. Cominciate da oggi a pensare a come potreste migliorare la vostra salute, senza trascurare dieta ed esercizio fisico. Nella giornata di oggi vi dovrete mantenere con le spese perché si preannunciano tempi in cui dovrete pensare molto al risparmio e dovete iniziare da adesso, altrimenti farete difficoltà a mantenere tutti gli impegni presi ultimamente. Qualche malinteso in amore dovrà invece essere chiarito al più presto. Non siate insofferenti nei confronti delle richieste del partner, eviterete così piccole crisi e incomprensioni. Mercurio e il Sole nel segno vostro alleato fondamentale dei Gemelli vivificano l'ambiente sociale e questo lunedì risulta per voi una giornata da non dimenticare. Con brio non disgiunto dall'intelligenza, rivoluzionate la cerchia delle vostre frequentazioni che si arricchiscono oggi di nuovi prestigiosi contatti, magnanimi, come sempre avete modo di essere, introducete poi le vostre amicizie antiche nei nuovi giri acquisiti. La Luna durante la giornata di oggi sarà dissonante e vi inviterà ad avere pazienza, in particolare potrebbero esserci discussioni in famiglia. Capitolo lavoro, non avete voglia di fare molto, rilassatevi. D'altronde è lunedì. Questa Luna dissonante invita alla pazienza soprattutto nell'ambiente familiare dove potrebbero emergere tensioni. Siete un po' pigri in questo periodo. Avete voglia di rilassarvi e non fare niente ma visto che è lunedì, è concesso tutto. I vostri atteggiamenti potrebbero avere molte controindicazioni. Già in passato avete avuto prova del fatto che, non tutti, possono apprezzare il modo nel quale vi rapportate a certe persone o a certe situazioni.
Prima di prendere delle decisioni, dunque, sarà meglio interpellare coloro che sono coinvolti insieme a voi, in modo tale da studiare insieme come comportarsi e come affrontare le diverse sfide. Lunedì a due marce e a due colori, lenta e ombratile la mattinata, con la luna cancerina in quadratura al vostro segno e in conflitto con Plutone. Piacevole il pomeriggio quando passa il leone, segno di fuoco in trigono al vostro, raggiungendo il vostro astro guida Marte, più caliente, appassionato e sportivo che mai. Cogliete l'attimo con tutto l'entusiasmo di cui siete capaci. Amore ed Eros, in bilico tra famiglia e libertà, se siete single pensate a voi stessi e fate bene. Ai vostri pensate con grande affetto, ma fuori dal loro raggio di azione vi piace folleggiare e lo fate con immenso piacere. Quelli che invece la famiglia se la sono appena formata, si godono i loro pupi o aspettano un felice evento, smaniosi di appendere il nastro rosa o azzurro sopra la porta di ingresso. Avete bisogno di un ritorno alla meditazione e alla trascendenza. Dopo un periodo troppo legato al materialismo sentite il bisogno di ascoltare la vostra anima. La vostra storia va a gonfie vele. Una Venere un po' imbronciata nel segno tecnicamente per voi dissonante nella ruota zodiacale del Cancro, vi invita a porvi in ascolto delle esigenze della vostra dolce metà. Vi accorgerete che non è sempre così forte come sembra o vuole apparire. Se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 9 aprile, sappiate avvicinarvi con delicatezza alla persona che avete scelto di avere accanto per la vita e provate ad aprire una comunicazione trasparente e franca, che tocchi, in profondità e a tutto tondo, le questioni che possono preoccuparvi entrambi. Lavoro e denaro, che bella invenzione il weekend, peccato che duri così poco, vi sembra di essere appena partiti e siete già in pista per rientrare, di natura e di estate non siete mai sazi. Soprattutto quest'anno che dopo un letargo troppo lungo non vedete l'ora di recuperare il tempo perduto. Più attenzione alla cucina e alla dieta, senza trascurare l'educazione dei pupi, la musica e lo sport, volendo ci sta tutto, basta essere sprint e risparmiare su tempi morti. Trovate sempre i lati positivi in qualsiasi situazione. È una grande dote. Tocca a voi saperne approfittarne soprattutto in ambito lavorativo. Anche se siete in una giornata di festa, sapete che i progressi che vi attendono in campo professionale sono quasi prodigiosi, Sole e Mercurio ne sono i sicuri artefici, specie se siete nati tra il 29 marzo e il 2 aprile. È tuttavia necessaria una preventiva preparazione per responsabilità maggiori e posizioni di rilievo che occuperete. Benessere, lievemente stonati il mattino, ma la sera tornate pimpatissimi. Evitate i colori scuri, privilegiando invece quelli che vi portano fortuna, fucsia, arancio, rosso fiamma, che riaccende l'entusiasmo e riscalda il cuore. Un'incomprensione può provocare uno stato di malessere. Concedetevi un po' di tempo libero e dedicatevi soltanto a ciò che più vi piace e vi interessa. È la scelta migliore per non pensarci e rigenerarsi. Per lei, se l'intesa pare affievolirsi, ricorrete a quella meravigliosa medicina che sono le parole d'amore, gratificato dal vostro coinvolgimento il partner si gasa partendo alla riconquista. Per lui, giornata di pausa prima di ricominciare con una nuova settimana alla riconquista del vostro posto al sole. Ce la farete, ma nulla vi sarà regalato, il successo è dei combattenti. Colore delle emozioni, rosso fiamma. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.